Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecroniche del Pandito. Quest'oggi siamo sempre in territorio WCW, però questa volta siamo a Thunder con un Chris Jericho nettamente differente rispetto a quello che abbiamo visto nell'incontro contro Dean Malenko nella precedente puntata delle telecroniche del Pandita. Quest'oggi Jericho affronta un altro canadese importante, ovvero Chris Benoit, che saluta l'ingresso di Chris Jericho nel ring con una serie di chop, così, giusto per. Quindi una partenza a razzo da parte del Rabbit Wolverine, che si abbatte come un fulmine, e siamo appunto a Thunder. Vedete, qui vediamo Dean Malenko che con l'arbitro Mickey J porta Re Mysterio a braccia nel backstage. Questo perché sarà capitato un qualcosa prima dell'inizio di questo match. Se date un'occhiata all'inizio video, si è visto anche Eddie Guerrero diciamo abbandonare la zona della lotta, la zona del ring, per tornarsene nel backstage. E nel frattempo vediamo Jericho che scappa via da Chris Benoit, diciamo non lo biasimo per nulla, perché effettivamente Y2J, come dire, le ha prese e anche tante da Chris Benoit. E qui vedete The Lightning, The Thunder, i fulmini che diciamo caratterizzano questo programma, che diciamo doveva essere è stato il secondo programma più importante della WCW, doveva essere appunto una sorta di programma aggiuntivo della WCW, ed effettivamente così non è stato. Nel senso che sì, inizio della sua esistenza Thunder, come dire, ha cercato di dare una sorta di importanza alla WCW, ma così effettivamente non è stato, perché poi col passare del tempo l'importanza di Thunder è andata sempre più a scemare. Ma nel frattempo non va a scemare l'azione di Benoit, però Jericho qui riesce ad evitare il tentativo di powerbomb da parte del canadese e ad abbattersi su Benoit con questo leg lariat perfettamente eseguito. Prima abbiamo visto anche un suicide dive da parte di Benoit, eseguito come sempre saltando tra le corde. Qui vediamo Jericho che va con una chop su Chris Benoit, un'altra chop da parte di Y2J, Irish Whip, e poi una sorta di spinebuster con Benoit, che però rovescia la situazione andando con una body scissors, e poi va ancora con una chop su Chris Jericho, Irish Whip. Jericho si aggrappa le corde, e un atteggiamento abbastanza rinunciatario questo di Chris Jericho, che scappa ed evita sempre gli attacchi di Benoit. Attenzione, ancora un Dragon Screw leg da parte di Benoit con Jericho. Guardate Chris Jericho, guardate l'atteggiamento di Chris Jericho, che ancora, come dire, si lamenta all'angolo. E qui Benoit, attenzione, Benoit rimane vittima della trappola organizzata da Chris Jericho, che spinge Benoit all'angolo e poi lo abbatte con una clothesline. Poi si pavoneggia col pubblico, e qui si vede la strapotenza di Chris Jericho, la presunzione di Lionheart Chris Jericho, che va ancora su Benoit. Attenzione, Irish Whip, gomitata da parte di Jericho, che dopo aver evitato lo scontro con Benoit, adesso grazie a quella azione scorretta, come dire, ha ribaltato a suo favore l'azione del match. Attenzione Jericho, body slam per lui. E poi attenzione, Lion Salt perfettamente eseguito. Attenzione, Jericho cerca l'appoggio del pubblico del Von Braun Saving Center di Huntsville, Alabama, sede dell'odierna puntata di WCW Thunder.
qui su TBS Superstation, la storica emittente che da sempre ha mandato in onda le trasmissioni dell'NWA prime e poi della WCW. Mentre qui vediamo Raven che, come sempre, come spesso faceva all'epoca, si presentava tra il pubblico e guardava le azioni in ring, come dire, da primissima fila. E qui attenzione, Y2J, scontro ad alta quota su Benoit, superplex da parte di Chris Jericho, che poi, come dire, cerca di riprendersi, che anche lui, come dire, ha preso una bella botta in questo volo, tentativo di schienamento, ma c'è solo il conto di due da parte dell'arbitro, che di cui non ricordo il nome, se non mi sbaglio fa di cognome Sivelman, ma non ne sono sicuro. Qui attenzione, Y2J, Chris Jericho, anzi Keep Y2J, Lionheart, perché Y2J, il nominio Y2J, Chris Jericho lo ha avuto solo quando poi passò nella WWF sul finire dell'estate del 1999. Qui Chinlock, anche ancora Raven inquadrato, sembra quasi addormentato, probabilmente non apprezza la staticità mostrata, la staticità del wrestling mostrato in questo match. E qui attenzione, Benoit va con backdrop su Chris Jericho per uscire appunto dalla presa di sottomissione. E qui ancora Jericho, un dropkick alla testa da parte di Jericho. Attenzione, forse c'è un tentativo di schieramento, no, anche perché Benoit è troppo vicino alle corde, e quindi Jericho deve andare con un tentativo di suplex. Benoit però ne esce, German suplex da parte di Benoit su Lionheart, Chris Jericho, bella mossa questa è la parte di Benoit, che poi lancia Jericho alle corde con questa sorta di flapjack. Ancora Benoit, serie di colpi all'angolo per il Rabbit Wolverine, Harris Whip. Attenzione a Jericho che si ribalta all'angolo, e qui Benoit lo colpisce con un dropkick all'addome, con Jericho che è messo a testa in giù. Attenzione a Benoit, tentativo di suplex evitata da Jericho, e no, evita il calcione, ma va, e Jericho subito ha ceduto, neanche il tempo di chiudere nella cross face, e subito Jericho ha ceduto, ha preferito, diciamo, perdere il match ma non sentire il dolore della presa della Creeper cross face da parte di Chris Benoit, che vince questo match in pochissimi secondi. E su queste immagini di Benoit che sfida Raven ad entrare nel ring, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al mio prossimo video sempre qui su YouTube.